Fate i bravi, mi raccomando, non abbaiate. Speriamo che Dalia non si svegli. Ciao a tutti! E ho un gatto che mi cammina dietro. Come promesso, questa sera, perché è sera, e Dalia dorme, quindi non mi sentirete parlare ad alta voce, spero si senta, girerò il video in cui vi mostro i prodotti che uso io per prevenire, diciamo anche, prevenire e per tenere la casa più pulita possibile dai pelazzi dei cagnacci e dei gattacci. Come ho premesso nell'altro video, sono prodotti davvero economici e addirittura chiamarli prodotti mi sembra esagerato, perché sono sono cavolate alla fin fine, cioè sono spazzole, escamotage per tenere pulita la casa. Più che altro io ho scoperto queste cose, come usarle, quando usarle e per fare il più veloce possibile a pulire, ecco. Inizio subito col dire che i prodotti che la maggior parte dei prodotti che vi andrò a mostrare sono prodotti che non ho bisogno di segnalarvi dove comprare, perché sono prodotti alla portata di tutti e li trovate ovunque praticamente. Quelli invece che potete comprare tramite dei siti, vi lascio tutti i link nella descrizione, così vi facilito la ricerca del prodotto in caso vi interessasse. Prima di tutto, io più che pensare a come pulire, ho pensato a come prevenire l'annidamento dei peli. Il punto in cui si annidano di più i peli in casa mia sono sicuramente, o meglio, erano sicuramente le cucce. Le cucce dei cani sono sicuramente il posto in cui si annidano di più i peli, e io negli anni ne ho cambiate tantissime, veramente tantissime. Io poi compro il mangiare su Zooplus e quando capitava una cuccia in offerta, magari a qualche euro in meno, dicevo: oh, che bella, questa sicuramente a loro piacerà tantissimo, la compro. Mi sono riempita di cucce che alla fine sì, ho usato, ma che ho detestato perché non sapevo più come pulirle. Non tanto il cuscino o la parte attorno, erano proprio le cuciture interne dove si appoggiava il cuscino che si riempivano di peli, quindi potevo lavarle quante volte volevo, ma dovevo sempre impiegare del tempo per scavare sotto e togliere tutti quei peli che si annidavano, anche perché avendo 5 cani, non è che la usava un cane solo, quindi i peli che perdevano 5 cani li perdevano in quella cuccia, perché tutti quanti ci dormivano insieme. Non so se succede a tutti, ma qui vige la regola che se c'è una cuccia grande 30 cm ci devono stare in 4, quindi dormono tutte così, se da sempre. Quindi automaticamente quella cuccia diventava un devasto già soltanto pochi giorni dopo. Questo problema delle cucce l'ho risolto comprando delle cucce igieniche, o meglio cuscini con imbottitura, che può essere di polistirolo come quella che ho io, piuttosto che imbottitura di cuscini, ma con le federe impermeabili o antimacchia. Non tutte sono impermeabili, ma quantomeno sono igieniche, nel senso che non si annidano i peli. L'ho comprata su Groupon e vi lascio il link in descrizione, appunto, come dicevo prima, ed è fantastica perché io in realtà ne ho due, una molto datata che è più piccola, questa più vecchia ha dentro dell'imbottitura come le normali cucce, come i cuscini, mentre quella più grande è impermeabile, è antimacchia, si può comunque lavare come l'altra perché c'è la cerniera che fa in modo di poterla sfoderare, si toglie la federa, si mette in lavatrice e si asciuga molto velocemente, anche se in realtà non c'è bisogno di lavarla così spesso proprio perché è molto igienica come cuccia. Io ci passo sopra a volte anche la scopa per togliere quei pochi peli che magari ci sono e per il resto rimane pulita. Quindi con il polistirolo poi è molto comoda perché prende la forma dell'animale che ci sta sopra. È un po' rumorosa, sì, però è molto molto comoda ed è un ottimo ottimo modo per liberarsi delle cucce piene di peli che non si riescono mai a pulire. Il secondo metodo che uso per prevenire l'annidamento è ricoprire il punto del divano in cui so andare sempre a riposare i miei gatti con della stoffa che io posso togliere, lavare e rimettere
in quel punto senza dover ogni volta sfoderare il divano, che io comunque sfodero una volta a settimana, ma quel punto dove si annidano maggiormente i peli lo tengo sempre coperto da un pezzo di stoffa. In questo caso calza a pennello, muscio, è proprio sul pezzo di stoffa che io uso, che vedete arriva fino a qui. Lui adora mettersi in quel punto lì e io ogni giorno pulisco questo pezzo di stoffa senza dover pulire tutto il pezzo del divano. È molto comodo perché posso lavarlo più volte a settimana senza bisogno di lavare più volte a settimana il divano. Chiusa parentesi di prevenzione, passiamo a quello che uso per pulire casa quando già i peli sono presenti. Un prodotto che uso da anni e di cui non potrei mai fare a meno è la fantastica spazzola dell'IKEA, che in realtà non è una spazzola ma è una scopettina che viene venduta assieme a una paletta a pochissimi euro. Ora non ricordo esattamente, ma vi lascio il link nel caso li vendano anche su IKEA online. Comunque costa pochissimo, 1,50 euro massimo penso, e questa è fantastica per togliere i peli dal divano. Io la uso sempre prima di passare l'aspirapolvere, quindi tolgo tutti i cuscini, passo tutto con questa sul divano, ricompongo il divano e poi passo l'aspirapolvere, ovviamente, perché i peli che questa spazzola toglie non li raccoglie, quindi cadono tutti a terra, ma comunque li toglie in maniera eccellente. Di questa spazzola ho una versione che non è la stessa ovviamente, però è più grande, pagata 99 centesimi dai cinesi, aveva anche un manico ma nella foga della pulizia l'ho rotto più di una volta, quindi non sto nemmeno a rimetterlo. Comunque ha lo stesso principio di questa, soltanto che è molto più grande, come potete vedere, molto più larga, è un pochino più morbida di questa che è più rigida, quindi questa mi fa fare meno passate perché è più rigida e mi raccoglie di più. Questa è più comoda se non ci sono grandi quantità di peli, quindi copre più spazio e con qualche passata in più, però viene via molto molto bene anche con questa. Un prodotto che adesso Zoe mi ha riempito di peli perché ci si è sdraiata sopra, comunque è il rullo dell'IKEA. Questa è una combo perfetta perché con questo tolgo il 90% di quello che c'è e i peli, quelli un pochino più incastrati nei tessuti, vengono via con questo in una maniera favolosa. Quindi la combo di questi due prodotti è fantastica, io non la cambierò mai, nonostante per altre situazioni possa abbinare altri prodotti, ma questi due sono il meglio del meglio, non li cambierò mai con niente. Quindi a pochissimi euro, anche questi qua hanno i rulli che si cambiano, 90 centesimi, forse un euro, tre rulli di questi, e durano tantissimo perché comunque il grosso lo tolgo con questo, e questi sono la mia salvezza, quindi li uso sempre prima di passare l'aspirapolvere sul divano, i cuscini, ovunque. Altro prodotto che ho scoperto da poco e che uso più che altro quando non ho già pulito il pavimento, quindi quando devo ripassare qualcosa sul divano per togliere i peli ma non devo buttarli per terra perché ho già passato l'aspirapolvere, uso questa spazzola. È una semplicissima spazzola raccogli pelucchi, come quelle che si usano addosso, o comunque quelle rosse famosissime, soltanto che ha un solco al centro che permette di raccogliere tutti i pelucchi, i peli, insomma tutto ciò che toglie dalle superfici al centro. Passate la mano col dito e pulite subito la spazzola. Questa è davvero comoda per quando non faccio l'operazione di lavare i pavimenti subito dopo. L'ho comprata su Amazon a 5,50 euro più o meno, fantastica, la consiglio soprattutto per i peli del gatto perché li raccoglie in un istante. I peli del cane magari si incastrano un attimino di più perché sono più rigidi, quelli del gatto sono più, più morbidi, più volatili diciamo, e questa li raccoglie in una maniera fantastica. Ovviamente un prodotto che non può mancare in casa mia è lo Swiffer. Molti lo sottovalutano perché pensano basti la scopa, ma quello che raccoglie lo Swiffer, la scopa non ha nemmeno idea che esista. Non c'è bisogno di comprare uno Swiffer di marca, io ho una sottomarca ed è comodissima, ce l'ho da anni ed è ancora intatta, e anche i pannetti che raccolgono i peli dello Swiffer con il nido d'ape non li ho di marca, li prendo sempre dai cinesi, costano 99 centesimi 20 pannetti,
e io li giro 4 volte, quindi uso, li piego a metà e uso sia le parti esterne che quelle interne, quindi mi dura un'eternità ed è una manna lo Swiffer, non si potrebbe fare a meno di usarlo, almeno io non saprei come fare senza lo Swiffer perché durante il giorno mi capita di passarlo tantissime volte. Un altro prodotto per combattere i peli in casa è questa spazzola. Feci un video tempo fa su questa spazzola, che ovviamente è una spazzola per gli animali, però aiuta tantissimo a prevenire i peli in casa perché toglie il pelo morto sugli animali. Questa spazzola, se la passate tutti i giorni, o un giorno sì o un giorno no, vi accorgerete che la quantità di peli che raccoglierete in casa si dimezzerà, se non di più. È una spazzola che io uso anche per pulire il tiragraffi dei gatti. Se avete dei gatti sapete che i tiragraffi sono ricoperti di un tessuto morbido con una leggera peluria, e con questo io tolgo tutti i peli che si annidano dentro a quel tessuto, che non si vedono ma ce ne sono una marea. Una passata di questo, che oltretutto se vedete il video dimostrazione che feci tempo fa, è una spazzola che raccoglie dentro i dentini tutti i peli, e con questo tasto vi permette di tenerli raggruppati ed espellerli dalla spazzola, quindi c'è nemmeno una dispersione di peli in casa, vi può solo aiutare a dimezzare la quantità di peli, come dicevo prima. Per quanto riguarda la pulizia dei pavimenti, un prodotto che ho da qualche mese e che mi aiuta a tenere pulito il pavimento, questa scopa, che appunto è una scopa lava pavimenti, come potete vedere questo si muove, quindi finisce in tutti gli angoli della casa, ha come lo Swiffer i buchetti in cui mettere gli stracci, quindi potete mettere gli stracci che più vi piacciono, che con la quale vi trovate meglio, e ha un serbatoio, non so se dalla telecamera si vede, c'è dentro il detergente, comunque potete mettere sia un detergente senza risciacquo che il detergente che usate di solito mischiato all'acqua, ed è comoda perché qui davanti ha, non so se vedete, lo spruzzino che si aziona dal manico. Quindi io pulisco casa in maniera molto veloce con questa scopa, perché mi basta spruzzare e passarci subito sopra con il panno, quindi è super comoda. L'ho comprata per quando ero stata operata la mano, per avere qualcosa di leggero e maneggevole, dato che dovevo usare una mano sola. Con questa mi sono trovata benissimo. Il detergente per pavimenti invece che uso all'interno del lavapavimenti è senza risciacquo ed è questo qui, della Pet Clean, che è il lavapavimenti igienizzante per chi ha gli animali in casa, animali e bambini. Quindi è un igienizzante che si mette direttamente sul pavimento, lo si può mettere così e passare il mocio con lo straccio, o lo si può mettere appunto dentro anche ai lavapavimenti con serbatoio, ed è comodissimo perché oltre ad avere un buon profumo non bisogna mischiarlo ad acqua, e è senza risciacquo appunto, quindi non dovete dosarlo con una quantità di acqua perché è già pronto così. E nulla, questi sono i prodotti che io uso per pulire le superfici in casa in maniera molto veloce, che siano pavimenti appunto o divano. Considerate che i miei cani comunque sono cani che vivono in casa, quindi non sono cani che portano in casa dello sporco vero e proprio dalla strada o dal giardino, perché loro vivono sempre in casa, a parte proprio quelle 4 volte, 3-4 volte che escono in giardino privato, che escono nel nostro giardino privato a fare i bisogni, o adesso che ci sono le belle giornate stanno anche un pochino di più fuori, ma per la gran parte del tempo stanno in casa, quindi non mi portano grande sporco. Ovviamente va tenuto pulito il pavimento, ovviamente i peli ci sono, ma con queste accortezze e con questi prodotti riesco a tenere la casa molto più pulita rispetto a prima. Se qualcuno di voi invece ha qualche altro prodotto da consigliarmi o da consigliare, scrivetelo nei commenti, così ci scambiamo i consigli, insomma. Vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!